Ci sono sicuramente delle cose che sogni da sempre. So chiudere gli occhi guardando la telecamera con aria di sfida. L'immensità della montagna. Ma soprattutto... questo. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo splendore di Mercedes C43 AMG 400 cavalli, 390 per esattezza, V6 3000 benzina. Una vera bestia, ragazzi, iper tecnologica. Adesso magari vi illustrerò alcuni dei dettagli più succulenti del comparto, diciamo, digitale di cui è dotata questa bellissima vettura. E come noterete dal bellissimo panorama che si scorge dai finestrini, ci stiamo recando al Passo del Tonale per un evento molto esclusivo di Mercedes. Guardate che spettacolo che c'è qui alle mie spalle. Siamo finalmente arrivati a Ponte di Legno, sul Passo del Tonale. C'è tanta bellissima neve e questa meraviglia di macchina qui alle mie spalle. Il tramonto che ci attende, l'hotel, tra cui tra pochissimo dovremo fare il check-in e poi pronti a prendere la cabinovia che ci porta a 2600 metri per uno spettacolo d'eccellenza. Adesso vi spiegherò meglio di che cosa stiamo parlando. Ah, beh signori, che dire, siamo finalmente giunti qui nella stanza d'albergo, veramente simpatica e soprattutto molto, molto, come si può dire, calda e accogliente, proprio come un albergo di montagna di una volta. E soprattutto guardate che razza di vista ci spetta con il tramonto dalla finestra. Drink di benvenuto, ovo via del belvedere e adesso raggiungiamo quota 2600 metri, venite con me. Illuminati dal gatto delle nevi, vi do il mio benvenuto in questa bellissima cima e adesso speriamo di non crepare di freddo. Ah, rifugio belvedere raggiunto, classe G bellissima qui alle mie spalle e adesso andiamo a fare aperitivo. Ma che spettacolo allucinante non è questa grotta completamente scavata nel ghiaccio e con questi strumenti musicali classici realizzati anch'essi completamente nel ghiaccio. Meno 17 gradi, si crepa di freddo, ma è veramente spettacolare. Guardate qua il mio fumo. Ah, finalmente seduti, come vedete la sala alle mie spalle si gremisce, la gente prende spazio sugli spalti, gli strumenti di ghiaccio ci aspettano alle vostre spalle e siamo tutti in attesa di Nina Zilli che faccia la sua comparsa. Ok ragazzi, hanno appena presentato in anteprima europea la nuovissima GLE. Guardate che bomba è uscita da un cubo di ghiaccio e si è presentata a noi dopo l'arrivo infiaccolata di tutti i maestri di sci del comprensorio. Guardate che meraviglia di macchina. Che freddo ragazzi, mi sono congelato. Comunque esperienza top, veramente bellissimo vedere così la montagna di notte che ci sorprende con queste meraviglie che compaiono dall'assoluto. Notevole. Adesso ci prepariamo invece per la cena. Ragazzi, non so quanto posso garantire delle prossime ore che ci aspetteranno perché siamo di fronte alla cena e io sto morendo di fame. Ho mangiato solo una piadina in treno a pranzo. Io
Beh, che dire ragazzi, giro in motoslitta concluso. Siamo andati a cercare un wifi in realtà per postare le foto su Instagram. Esperienza veramente stratop con Mercedes, è stato veramente divertentissimo e mi sono fatto qualche sparetto anche qui notturno per i monti, per testare un po' i fari a matrice di LED che sono veramente pazzeschi. Cioè, questi fari di notte fanno veramente paura, perché appena si accorgono che non c'è che c'è spazio libero, non c'è nessuno davanti, tipo adesso ovviamente no, e tra le curve ovviamente no, loro si alzano, aprono tutto. Eccoli, vedete che si alzano. E ovviamente si fa dormire con la copertina di Mercedes. Buongiorno ragazzi, guardate che giornata spettacolare in questo freschissimo mattino. E adesso i 390 cavalli della C43 ci aspettano per tornare a Milano in realtà e lasciarla giù, forse per sempre. Grazie Mercedes, è stata veramente un'esperienza incredibile, bellissima. Mi sono divertito come un assassino, soprattutto a guidare questo bolide, ma anche all'esclusivissimo concerto di ieri. E che dire, datevi un'occhiata qui sotto in descrizione ai link che vi lascio e seguitemi su Instagram come al solito, perché mi raccomando, lì posto tutte le novità e soprattutto tutte le cose che vedete fare in questi video. Vedete tutti dietro le quinte e i dettagli aggiuntivi che non riesco poi a mettere all'interno di un video come questo. E noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.